un giocatore che, guardando il tuo curriculum, hai percorso tutte le categorie professionistiche, spesso vincendo anche, e quindi ti chiedo, questo è un Verona che è costruito per cercare di vincere, e quali sono gli ingredienti per farcela? Ah, sicuramente ci deve essere comunque tanto carattere e tanta voglia quando comunque penso si entra in campo il sabato, e poi comunque gli ingredienti, sicuramente io non so cosa dirti adesso, ecco, gli ingredienti, purtroppo è sempre il campo a dover parlare, quindi bisogna entrare in campo concentrati e cercare di vincere tutte le partite, è comunque il campo a parlare. Avevi raggiunto la Serie A appunto da Roma, di questa tua, scalata dall'eccellenza in su. Ecco, il fatto di essere ritornato in Serie B, come l'hai vissuto, anche se poi ti penso? Semplicemente tranquillamente, anche perché l'ho spesso ripetuto tante volte. Qui a Verona per me è come la Serie A, anche perché trovare una grande società come il Verona e dei tifosi, e la tifoseria importante come Verona, è molto difficile trovarla, perché comunque lo sappiamo tutti quanti, non è che lo dico io, la tifoseria del Verona non ha nulla che invidiare alle tifoserie di Serie A, e questo l'ho visto con i miei occhi, quindi per me non cambia, anzi questo mi dà tanto stimolo e tanta forza per cercare di vincere tutte le partite, perché comunque giocare con un pubblico che fa 20.000 spettatori per un giocatore penso che sia la carica più importante di tutti. Quanto è stato determinante nella tua scelta il fatto che ci sia Sean Soliano come direttore sportivo, che già hai avuto, che conosci bene? Ma quello sicuramente è stato importante, perché comunque io ho avuto modo di lavorare con il direttore e quando mi ha chiamato gli ho detto subito di sì.